Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui con un nuovo video dedicato a Tekken 7, o meglio alla seconda stagione di Tekken 7. Quindi è arrivato il Season Pass numero 2 con due nuovi personaggi. Ce ne dovrebbe essere un altro che è Negan di The Walking Dead, ma al momento non è disponibile. Quindi in questo momento cosa hanno in più i giocatori di Tekken 7 con il Season Pass? Anna Williams, la sorella di Nina, e Lei Wulong, personaggio che finalmente arriva anche su Tekken 7, uno dei miei personaggi preferiti, devo dire, ma sono molto molto arrugginito, ma tanto non è questo il punto del video di oggi, ma è piuttosto farvi vedere come sono stati rivisitati i due personaggi, sia per quanto riguarda l'estetica, sia per quanto riguarda le mosse, le nuove transizioni. E tra anche una mossa e l'altra, perché ad esempio un personaggio come Lei Wulong, sapete benissimo che è uno forse dei personaggi più difficili da usare perché ha 5 stance differenti, mentre Anna è un po' più semplice per quanto riguarda le combo semplici. Intanto direi di andarli a vedere più nel dettaglio. In che modo? Facciamo un attimino, vi faccio vedere dalla pratica, così ci rendiamo un attimo conto di quali siano effettivamente le mosse dei due personaggi, anche per i neofiti, per chi non li ha mai visti all'interno di Tekken 7. Quindi direi di partire con Anna e poi passiamo a Lei Wulong. E come opponente mettiamo una a caso, mettiamo Lio. Allora, quali sono le altre novità? Sono stati fatti anche dei miglioramenti, hanno sistemato un po' di cose. Ad esempio, il bilanciamento generale è migliorato senza ombra di dubbio all'interno di Tekken 7. Hanno inserito anche un paio di opzioni utilissime per i neofiti, per chi si avvicina per la prima volta a Tekken 7, ovvero c'è la possibilità di compiere delle combo semplici schiacciando solo due tasti, che è un po' quello che succedeva nella campagna principale, mettendo la difficoltà a facile. Questo potrebbe sicuramente facilitare tutti coloro che ovviamente non hanno mai giocato a Tekken, ma un giocatore esperto sa come gestire la cosa. Ecco, diciamo che più che altro una misura adottata da parte degli sviluppatori per non far sentire troppo frustrati i neofiti. Però, diciamo, oltre a questo, devo dire, hanno fatto un lavoro, ecco, di perfezionamento. Ecco, hanno inserito anche wall bounce, cioè rimbalzo sul muro, che era già presente, se non erro, in Tekken 5. Lo hanno inserito così, in maniera tale che chi già giocava tantissimo di juggling, cioè, adesso ve lo faccio vedere. Comunque, intanto, partiamo con l'elenco delle mosse e le faccio vedere man mano. Ok, stavo dicendo, chi già giocava col juggling, cioè cos'è il juggling? È quando lanciate un personaggio per aria e poi lo continuate a picchiare prima che lui tocchi terra, non come sto facendo io. Con wall bounce potrete proseguire le combo. Allora, vediamo le combo semplici di Anna. Le stiamo vedendo insieme, anzi le sto facendo io insieme. Jab combo roundhouse, ok, 1, 2 e 3. Andiamo a vedere anche quelle più complesse. Allora, cosa c'è da dire sul personaggio di Anna? Allora, Anna è piuttosto semplice da utilizzare per quanto riguarda le combo semplici. Perché dico questo? Perché è un personaggio che non necessita di particolari sforzi mnemonici da parte del giocatore per ricordarsi le mosse principali. Perché dico questo? Perché gran parte delle combo vengono effettuate facendo la diagonale, il tasto diagonale verso avanti più una combinazione di tasti. Adesso ci arriveremo molto rapidamente. Intanto vi faccio vedere un paio di, ecco, di combo. Allora, c'è questa cosa importante. È una stance questa qui di Anna, una mini stance, diciamo, vedete che rimane così. Si chiama, se non sbaglio, Judgment qualcosa. Chaos Judgment. Allora, il Chaos Judgment è una stance. Potete vedere quando lei rimane col ginocchio per aria, è una stanza da cui poi si dipanano altre mosse, altre combo. Queste sono ovviamente, ragazzi, le combo semplici. Passare un po' più avanti. Ecco, vedete, cioè, le combo da 3 queste sono. Ci sono anche quelle da 4. 1, 2, 3 e 4. Ok, e 4.
Allora, andrei un attimino più avanti per farvi vedere quello che vi ho appena detto. Passo avanti, ovviamente. Ah, hanno aggiunto qualcosina. Adesso io non ricordo questa Afrodite Scorn, ma se non sbaglio è una culata. Vediamo. Sì, è una culata. Allora, quello che vi dicevo, gran parte delle combo principali sono effettuabili esattamente tenendo la freccia come si vede in sovrimpressione. Quindi, questa si chiama Uppercut Jab to Radiant Arch. Ma sono quasi tutte così, vedete? Allora, e si va in Chaos Judgment. La stessa cosa vale per questo. Sono tutte delle variazioni. C'è anche un launcher, questo è importante. Ecco, questo qui è il classico launcher. Serve per mandare in aria un personaggio e poi picchiarlo in juggling. Avete visto? Cioè, mentre che lui sta ancora per aria, possiamo effettuare delle combo prima che lui arrivi giù. Col wall bounce possono essere ovviamente proseguite le combo. Middle kick to Chaos Judgment, queste sono tutte altre combinazioni, ma andando avanti voi potete vedere anche altre combo che si ricollegano. Vedete anche questa qui. Ok, questa è una combo da 4, in cui vengono impiegati tutti e quattro gli arti. Vedete? 1, 2, 3, 4. E poi ci sono addirittura da 5, vediamo se riusciamo a farlo al volo. No, non mi è riuscita. Riproviamo. Non mi è riuscita, va bene. Ok, adesso sì. Eccetera, 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 eccetera. Quindi, come state vedendo, tutte delle variazioni effettuabili da questa posizione, cioè mantenendo la freccia verso il basso in avanti. Perché è importante anche questa cosa? Perché Anna ha uno spezzaguardia, tra l'altro, sempre effettuabile allo stesso modo, cioè tenendo la freccia così verso il basso e, se non sbaglio, schiacciando, esatto, schiacciando i due pugni. Fa questa mossa, spezza la guardia, quindi se voi state effettuando una combo particolare tutta di seguito in juggling, eccetera, eccetera, bla bla bla, se c'è qualcuno che sta parando la vostra combo, voi semplicemente andate di Guard Breaker, che è questa qui. Spezzate la guardia e continuate le combo. Ed è una. Andiamo poi a vedere, ovviamente ragazzi, di base è più semplice da usare Anna, ma quando ci sono delle prese combinate, un po' come succede con sua sorella Nina, già la cosa diventa un po' più complessa. Perché ci sono delle prese che effettua Anna, che sono di base, non è questa ovviamente, ci sono delle prese di base, cioè si parte con una presa e poi si combinano altre prese, sono delle proiezioni che il personaggio effettua. Questo poi magari vediamo se riusciamo a fare anche qualche partita online. Passerei a lei, Wulong, assolutamente, perché come vi ho detto è appunto uno dei personaggi più difficili da utilizzare perché ha 5 stance differenti, quella del dragone, della pantera, eccetera, eccetera, da ubriaco, insomma, lo possiamo vedere molto più nel dettaglio. È un personaggio sicuramente che ad alti livelli, insomma, regala enormi soddisfazioni. Soprattutto perché riuscire poi a combinare le diverse combo mentre si cambia la stance è qualcosa veramente, ecco, che dà enorme soddisfazione. Vi faccio vedere qualcosina, poco, poco, perché anch'io ovviamente lo sto provando da un giorno, quindi il Season Pass è arrivato adesso, quindi anch'io sono molto molto arrugginito, però insomma volevo farvi vedere più o meno la stessa cosa. Allora andiamo nell'elenco delle mosse. Partiamo a dire. Allora, cosa importante su lei? I Rage Drive, che sono le super che vengono effettuate dai personaggi quando hanno poca vita, lei può effettuare una Rage Drive per ogni posizione in cui si trova. Esempio, posizione del serpente fa una Rage Drive, del dragone è diversa, della pantera, eccetera, eccetera, tigre e gru. Le 5 stance sono appunto quelle che vi ho appena detto. Cosa succede? Vi faccio vedere un po' al volo come alcune cose, insomma, di lei. Queste sono le combo semplici, ragazzi, quindi non sto neanche qui a, ecco, a perdere troppo tempo. Sono delle combo di base. Combo di base che però hanno delle transizioni, cioè
una volta aver effettuate queste mini combo, lei si mette in delle posizioni. Allora, effettuando questa high and low kicks 1 e 2, lui si mette in posizione, avete visto, con le spalle verso il nemico. Da questa posizione cambiano alcune mosse, ad esempio è possibile fare questo, 2 e 3, si ferma, ma voi potete continuare all'infinito se il personaggio ve lo permette, oppure ci sono poi delle altre mosse di questo tipo a cui potete collegare, insomma, un bel po' di mosse, visto anche ce n'è una col calcio, ecco, vedete, poi c'è una transizione importante, potete fare 1, 2, 3, se ci riesco, no, non mi è riuscita, prima però sì. E c'era una transizione dove lui cambiava stance. Allora, le stance di lei le vediamo prima, le vediamo dopo aver visto le combo principali. Allora, tornado kick 1 e 2, utilissima, perché dopo aver fatto questo calcio basso, c'è una mossa di lei che va con parte con due calci bassi e poi direttamente si va a ricollegare in questo modo. Qui vabbè, ci sono diverse mosse che vi portano a delle stance. Andiamo un attimo avanti, perché qui ovviamente, ragazzi, ci sono già delle combo interessantissime. Vediamo se mi riesce. 2, 3, 4, ok, ce n'è un'altra. Allora, ragazzi, vi faccio vedere, vediamo se mi riesce una transizione. Allora, da questa mossa che riesco a fare, ecco, avete visto, sono passato alla stance da Gru e ho continuato ad attaccare. Ci sono delle altre combo che potete collegare. Questo è solo un esempio delle transizioni effettuabili, ma le stance sono diverse. Allora, vi faccio vedere una stance utilissima, che è questa qui, dell'ubriaco, e si effettua facendo avanti e i due calci. E lei rimane così, da Drunk Master, si chiama questa posizione. Perché è utile? Perché se siete distanti da un personaggio, lei rimanendo così può far finta di bere, vedete? Come se si stesse ubriacando. Ma è utile perché cosa? Perché fare questo vi fa aumentare dei segmenti di vita, un po' come fa Yoshimitsu quando si siede per terra con la spada, fa questo movimento e recupera un po' di vita. Lo potete fare per 3 volte consecutive, 1, 2, 3 e poi cade per terra come se fosse ubriaco, però poi si può ripetere tranquillamente. Altra stance di base è questa qui, ok, da cui poi partono, ecco, vedete, diverse combo. Oltre alle stance ci sono anche delle posizioni diverse dal solito. Una che vi segnalo è questa qui, che no, lei non rimane per aria. È una stanza a tempo, nel senso che una volta che siete in questo modo, attaccate subito, c'è una mossa imparabile che vi consente di fare questo, e questo calcio è, c'è il punto esclamativo, quindi è imparabile ed è molto importante. Vi faccio vedere anche le stanze, ovviamente da terra, ragazzi, lei può effettuare diverse, ecco, io adesso sono così, si gira. Allora, ha 4 posizioni da questa, da terra. Può sia trovarsi, adesso io, ecco, può sia trovarsi per terra dalla parte della testa, dalla parte dei piedi, girato, e a seconda della posizione in cui si trova cambiano delle mosse. Quindi c'è anche una transizione, avete visto, ecco, da ubriaco, eccetera, eccetera. Poi c'è anche la gru, ve la faccio vedere al volo. Ecco, avete visto come, ecco, sono passato da Drunk Master a Gru, perché ho fatto quella combo lì che avete appena visto, che mi ha consentito di passare a quest'altra stance, da cui poi ovviamente, insomma, ci sono, partono tante mosse. C'è poi quella della pantera, del dragone. Quella del dragone è importante soprattutto perché da lì è possibile anche fare una presa particolarissima, che è un po' uno scrocchiacollo, toglie un bel po' di vita. Allora, lei è un personaggio estremamente versatile, estremamente difficile da usare ad alti livelli, e ve lo dimostrerò adesso facendo una partita dove le buscherò sonoramente. E poi direi che il video può finire, perché sono questi qui gli aggiornamenti che sono stati effettuati. Facciamo una partita online, vediamo chi c'è online.
Io ovviamente, ragazzi, col mio main sono Vanguard, ma il mio main non è nessuno di questi due personaggi, ma è Alisa Bosconovic, personaggio che io uso solitamente. È un po', a mio avviso è un personaggio un po' OP. Potrebbero secondo me sistemarlo, perché secondo me è troppo forte. Nel senso che ha un paio di mosse che tolgono un po' troppa vita. Nel frattempo, insomma, che aspettiamo il nostro personaggio, il nostro avversario, ecco, vi faccio vedere anche questa presa qui che vi porta a mettere molto molto lontano rispetto a voi l'avversario, e poi potete partire semplicemente con una spallata classica tattica. Allora, sto vedendo un attimino delle stance. Dunque, questa qui, ok, questa è della pantera, della tigre, scusate. Ok, c'è questo calcio. Ragazzi, in realtà lo sto provando insieme a voi, quello che vi ho fatto vedere fino ad ora nella pratica è quello che mi ricordavo dai vecchi Tekken, perché lo sto provando adesso, quindi la memoria è molto molto offuscata. Ovviamente stiamo parlando di parecchi anni, ero un discreto giocatore di Tekken, ma insomma, tempo è passato e sono cambiate anche un po' di cose a livello di gestione di Tekken, perché è vero, è rimasto il juggling, ma sono state un po' sistemate delle tempistiche per quanto riguarda reazione, azioni delle mosse, millisecondi. Insomma, voi sapete che poi quando ci sono i tornei, quando ci sono le sfide più importanti, i campioni dei picchiaduro, di Tekken anche, vanno anche a contare i millisecondi di reazione e capiscono più o meno chi hanno davanti come avversario. Ad esempio, adesso ho Kuma davanti e sanno che Kuma, per effettuare delle mosse, è sicuramente molto più lento di un, facciamo un esempio, Warang. Ho un altro personaggio che è molto più basato sulla velocità e un po' meno sulla potenza, come, insomma, ce ne sono, come Ling Xiaoyu, insomma, ce ne sono parecchi. Ok, adesso le buschiamo da un russo e vediamo un po' come va la partita. Sicuramente male, perché mi sto anche un po', sto mettendo le mani avanti, però vabbè, facciamo una sfida al volo e vi faccio un po' vedere come si comporta Lei Wulong in una partita classificata. Vediamo un po' come va. 1, 2, vediamo se riusciamo ad ucciderlo. Questo dovrebbe essere un initiate, quindi, però è un finto initiate, ragazzi, perché di solito questi qua sono personaggi, sono giocatori che hanno già, ecco, che hanno già i propri main e utilizzano altri personaggi per scalare le classifiche. Quindi mi ha praticamente vinto questo round. Vediamo se riesco a vincere, ne dubito. Provo a fare questo, non lo beccherò mai. Ok, ok, mi ha ucciso. Facciamo questa partita al volo, vediamo un po' di... Niente, niente, niente. Fail totale. Mi ha dato un colpo di... ok, di orologio. Fantastico. Niente, non riesco nemmeno a reagire, probabilmente mi farà un perfect, ma la colpa è mia, lo ammetto, sì. Che sto giocando veramente di merda, scusate ma la parola, ma qui ci stava, e mi uccide con un colpo di orologio. Va bene, proviamo... Niente, non mi riescono neanche le mosse. Insomma, mi becca a colpi di orologio ormai, va così. Neanche mezzo juggling riesco a fare, quindi figuratevi com'è la mia situazione. Dopo questa figuraccia ci possiamo anche ritirare. E va bene, va così. Ok, uno almeno l'abbiamo portato a casa un round. Qui botte come se non ci fosse un domani. Ovviamente qui l'amico nostro parte con una presa mica da ridere. A posto.
Niente, mi becca addirittura con la super. Ah, mi tira gli orologi addosso. Beh, fantastico. Dopo questa partita veramente pessima, ma era giusto per farvi un po' vedere qualcosina, faccio la stessa cosa con Anna. Anna al volo, vediamo se con Anna va meglio. Fatto ovviamente schifissimo, ragazzi, e mi scuso per questa cosa qui, ma rimanere concentrati mentre parlo non è in Tekken 7, non è una roba per me. Allora, vediamo al volo anche Anna Williams, anzi la vediamo con l'altro costume che è questo qui. E le buschiamo anche con Anna Williams. E dopo di ciò possiamo chiudere il video. Vi ricordo, ragazzi, che questi video che stiamo facendo, ovviamente, fanno parte di un nuovo format che abbiamo lanciato in occasione di Spider-Man e in occasione della nuova stagione di Spazio Games. A posto delle dirette, momentaneamente faremo diversi video di approfondimento su tutti i giochi che meritano, quindi aspettatevi anche dei video di altri titoli. Ci stiamo puntando, dateci ovviamente i vostri feedback, diteci cosa ci sarebbe da migliorare e diteci anche se sono apprezzati. Ovviamente tutte le domande del caso le potrete fare anche sul sito oltre che su YouTube. Quindi ragazzi, intanto vediamo un attimino con Anna. Ecco, qui ovviamente siamo tutti fortissimi, poi quando ci sono dei pro le buschiamo sempre alla grande. Stavo provando un paio di combo, ok. Andiamo se... No. Moss. Ah, qua c'era una... Ecco, 2, 6... No, c'era una combo da 10 colpi. Vediamo se me la ricordo. 1, 2, 3, 4, 1, 2... No, arriva a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6... No. Niente, non riesco a continuare. Allora, sono i primi 4 pugni. Calcio, calcio. Pugni invertiti. Niente, ok. Fail. Ok, questa è la mossa imparabile che è simile a quella di Nina. Vediamo se mi ricerca, mi trovo un avversario al volo, così facciamo anche una partita con Anna. Anna Williams che, lo ricordiamo, rispetto a Lei Wulong non ha tutte quelle stance e quindi è più semplice da utilizzare per quanto riguarda gli attacchi di base. Non so quando arriverà Negan, vi dico la verità, io ho visto che comunque nel Season Pass c'era anche Negan. Io, ragazzi, ecco, Anna contro Anna, perfetto. Spero tantissimo che arrivi anche Bruce tra i personaggi di Tekken, che è un personaggio che io amo particolarmente. È il pugile di adesso non mi ricordo la disciplina, quella in cui si usano ginocchiate e gomitate, non mi viene il nome, non so perché mi viene in mente Taekwondo e invece Tai qualcos'altro, vabbè, non mi ricordo. Comunque quel personaggio mi piace un sacco. Incontro retrocessione, vediamo un po' come va. Comunque sicuramente è una disciplina thailandese. Vediamo se aggiungeranno Bruce. Volevo fargli un guard breaker in realtà, che qui è veramente fastidioso quando stanno in guardia. Comunque vabbè, questo qui mi sembra sia abbastanza scarso, però non vorrei che poi magari impazzisca e cambi d'improvviso idea e voglia picchiare. Ecco, avete visto quella presa che io ho appena effettuato? Ecco, allora vediamo se riesco a fare un po' una mini combo. No, niente, mi dà. Proviamo a fare la culata. Niente, culata parata. Niente, fa sempre le 2-3 mosse previste. Vediamo se. Niente, le busco, attenzione. Vediamo se riesco a dargli la schiaffo con la super. Ok, ho vinto io. Ah, guardate la super di Anna. Col bazooka è fantastico. E muore così, ok. Se non altro, almeno credo che possiamo portare a casa questo scontro. Vediamo se ce la si fa. Ecco, questa qui va di schiaffoni direttamente. E
Volevo riuscire a fare, ecco. Ok, combo particolare, ma ecco, guard breaker, ok. A posto. Allora se le devo buscare anch'io, vediamo se si fa dare lo schiaffo. No, attenzione, vince così. In realtà l'ho fatta vincere perché volevo tenervi un po' sulle spine. Adesso la picchiamo forse come si deve. Forse, non vi assicuro nulla, ma dovremmo riuscire a... forse a farcela, vediamo. Se non continua a dare questi fastidiosissimi calci bassi. Ecco, a posto. Ok ragazzi, direi che per il momento è tutto. Vi ho fatto un po' vedere i nuovi personaggi. Vi consiglio di studiare un po' di più. Lo farò anch'io, ovviamente anche per me questo è il primo giorno. Vi consiglio di studiare un po' le mosse di lei, perché lei è un gran bel personaggio e quindi se usato ad alti livelli dà enormi soddisfazioni. Ragazzi, per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!